Charlie Jars. Moda, io seguo i soldi e la droga, puzzo come un chilo d'erba con cane antidroga. A me sta cosa, regà, ormai fa ride, neanche me tocca, perché mi piace vedere sta persona che è arrivata proprio alla deriva, che sta rosicando e non sa più a cosa attaccarsi. Voglio rispondere però in una maniera molto particolare, guardate le prossime storie. Tralasciando il fatto che si fa sgamare in continuazione, è peggio di Mr. Bean. Però voi potete dire, no, ti ha fatto un attacco sul personale, rispondi sul personale. No, no, noi risponderemo in una maniera abbastanza simpatica, guardate. Mi sono dimenticato sto ultimo particolare, il video logicamente è andato subito offline perché ormai sono diventato il massimo esperto. Divulgare il volto di una persona con delle immagini non prese da internet è reato, quindi YouTube butta giù tutto subito. Tanto per come tutti ben sapete, lui si era comprato i follower per superare i 10k su Instagram ed era arrivato a 11k. Quindi sapete noi adesso cos'è che faremo? Eh? I mortacci vostra questi suonano? Guardate la prossima storia. Siete iscritti alla sua pagina Instagram per vedere le cavolate che dice? Disiscrivetevi, levate il follower, facciamolo scendere sotto i 10k così non può più fare lo swipe up. Sai come rosica, eh? Che tanto poi le storie te le potete vedere uguali. Questo ragazzi è un modo per prenderla a ridere perché tanto può continuare a insultarmi, può continuare a stuzzicare. Io rispondo sempre in modo simpatico. Però raga, adesso sta a 10. Vediamo a quanto arriva. Sono molto curioso.